Ragazzi, buongiorno. Oggi sono qui a Lisci per provare la loro carbonara perché non l'ho mai provata. Bob è sempre presente lì. Allora, raga, è arrivata la carbonara. Ora andiamo a vedere se il guanciale è croccante. Qui abbiamo i gnocchetti, con lo zafferano, avevo solo la mantecatura, che ne fiori di zucca e salsiccia. Sì, ragazzi, il guanciale è croccante perché quando lo passo ho sentito che è croccante quando l'ho girato. Il guanciale è croccante. Pure la cremina non è male. Il guanciale è buono, un po' saladino. Allora, raga, assaggiamo, va. Mirko, buongiorno. Buona, davvero spettacolare. Mi si era stoppato, raga. Allora, dicevo, no, buona la pasta, ardente, il guanciale è un po' saluccio, no, forse ho preso la parte, è buona, molto buona, però quella del marchese per adesso ancora sta in prima, questa è una cremina, non è male. È una carbonara da 7,5, 7,5, 8, anche 8, è buona. Forse è quella pure un po' salata forse, un pochino, però è buona. Ora assaggio pure lo gnocchi, così vi dico. Però oggi ero questo di provarla. Allora, raga, assaggiamo lo gnocco allo zafferano. Mazza, buono, molto delicato, buonissimo. Questo gnocchetto è da 9, davvero buono, sì, spettacolare, quella salsiccia è buona, ci sta bene i fiori di zucca, è un piatto davvero ottimo. E niente, ragazzi, detto questo, vi auguro una buona domenica a tutti. Instagram Davide Food Italy, quindi i voti già l'ho detto, 7,5 per la carbonara, 8 meno e un 9 più per i gnocchetti.